a tutti e benvenuti in questo nuovo video per GamesPaladins.it. Un saluto dal vostro BT014 e oggi andiamo a provare MotoGP 18, nuovo titolo Mindstone, il terzo se non sbaglio, che sfrutta la Real Engine 4, questa volta con moto però su pista, quindi non più in motocross come Monster Energy Supercross appunto, ma sulle piste asfaltate del campionato MotoGP. Come vedete siamo già all'interno del gioco, vi faccio vedere al volo quelle che sono le modalità che troverete, quindi carriera, modalità veloci che si dividono in Grand Prix, prova tempo e campionato, e poi vabbè tutorial per chi è all'inizio e vuole imparare un po' le basi del gioco. Dopodiché abbiamo Xbox Live che ci permetterà di giocare in matchmaking oppure creare una gara privata da correre con i nostri amici e volendo aggiungendo l'intelligenza artificiale. Dopodiché la MotoGP D, che dove sono racchiuse tutte le statistiche di gioco, e la personalizzazione del pilota che ci permetterà di modificare sia lo stile di guida sia le caratteristiche estetiche, quindi tuta, stivali, casco. Che rispetto al titolo precedente hanno qualche variabile in più, non come i titoli ride o magari motocross, quindi non un gran numero di pezzi modificabili, però sicuramente un passo avanti rispetto al titolo precedente. Andiamoci a fare un Grand Prix magari in Moto 2, visto che poi allegherò anche un altro video, una gara invece fatta con MotoGP. Ci andiamo a fare allora un Moto 2, quindi andiamo, vi faccio vedere anche opzioni di gara, che queste sono le solite classiche di tutti i titoli Mindstone, quindi lunghezza di gara, la sessione, mettiamo solo gara, difficoltà, che è migliorata, l'intelligenza artificiale è sempre consistente, non particolarmente intelligente, nel senso che non riesce a percepire bene che cosa ha intorno, e ho notato che è anche molto più difficile che cada, anche se vanno fuori sull'erba sono poco inclini alla caduta, quindi non so, adesso mi è parsa insomma molto più, cioè sempre abbastanza corposa a livello di tempi, ma nello stesso tempo appunto cade poco, sbaglia poco e non è particolarmente intelligente. Possibilità di scegliere il meteo che vi sto facendo vedere, danni alle moto, consumo gomme, gestione partenza manuale che poteva essere fatta secondo me in modo migliore, invece semplicemente bisogna solo mettere la prima al momento giusto per partire, quindi niente di particolarmente intrigante. E come aiuti alla guida, anche qui il solito, io utilizzo il Pro che ci disattiva direttamente freno automatico, freni congiunti, ho disattivato l'aiuto fuori pista, il carena, il pilota si mette in carena in automatico, traiettoria ideale disattivata, trasmissione manuale e rewind lo attiviamo perché sicuramente qualche mina in terra la prenderemo. Come pista ci andiamo a fare, nell'altro gameplay vi ho messo Mugello, quindi ci andiamo a fare un Valencia e magari ci prendiamo le Moto 2 e prendiamo il nostro Pecco Bagnaia a questo punto, direi. Purtroppo vedete i menu sono un pochino lenti, non sono proprio velocissimi, però vabbè insomma. Ecco, una particolarità del menu, come ho scritto poi, come potrete leggere nella recensione, è il fatto della grafica. Il portare il nuovo motore grafico Unreal Engine 4 ha dovuto ha costretto a cambiare tutti gli asset del gioco, quindi ovviamente non avremo, come nei vecchi titoli, la possibilità di avere anche i piloti di vecchia generazione, vecchie moto e così via. È un po' un peccato, ma purtroppo questo è. E nello stesso tempo, appunto, anche la grafica ha a livello di illuminazione un passo avanti notevole, è molto più reale, anche le piste, il contorno delle piste, cioè l'intorno, quello che abbiamo al di fuori del tracciato è molto più ricco, quindi da questo lato qua il passo avanti c'è e è importante, però purtroppo la grafica è un po' granulosa, come se ci fosse questo effetto blur molto sfocato in ogni momento. C'è già stata una prima patch dopo il day one che leggermente forse ha migliorato la cosa, però ecco, se pensate alla nitidezza di anche MotoGP 17, che per quanto mostrasse il fianco sull'illuminazione, però era molto nitido da vedere, o ad esempio pensare a Forza Motorsport, ecco, in questo caso non abbiamo quella nitidezza, quella pulizia grafica. È un po' un peccato, speriamo che
Sotto questo punto di vista, il gioco, cioè, diciamo, la conoscenza del motore grafico da parte di Milestone migliori in vista soprattutto di Raid 3, che secondo me sarà un po' la punta di diamante del portfolio targato dei giochi targati Milestone. Quindi speriamo bene. Nel mentre vi ho fatto vedere questa possibilità di vedere pilota e moto da fuori, e andiamo ad iniziare la gara, così vi faccio vedere anche diciamo, i tempi di caricamento, che non sono eccessivamente lenti, come abbiamo visto magari nei ride o anche comunque in motocross, però non sono neanche dei più veloci. Premetto subito che sicuramente non ho ancora mai provato le Moto 2 e sicuramente prenderò qualche mina in terra, quindi per un gameplay diciamo un po' più bellino, nella recensione ho allegato anche una gara fatta con Suzuki al Mugello che sicuramente rende meglio giustizia al gioco ed è un gameplay un po' più di qualità, diciamo. In questo caso staremo a vedere, però voglio appunto farvi vedere quello che è il gioco. Che vi dico subito, a parte questo fatto della grafica che magari è un po', come vi ho detto, un po' sfocata, non è proprio nitida, non è pulitissima, in ogni caso però gira tranquillamente, quindi non ci sono degli scatti come avveniva in Supercross, ma anzi è sempre estremamente fluida. Altra differenza rispetto a MotoGP 17, allora se prima con il motore proprietario da Milestone eravamo riusciti ad ottenere i 60 fps, quindi una maggiore fluidità, questa volta col nuovo motore grafico, anche sotto questo punto di vista, facciamo un passo indietro e si torna ai 30 fps. È un peccato, non è un peccato, non lo so, vedete voi, vi ripeto, sono comunque 30 fps decisamente stabili, quindi è vero, non ha la fluidità proprio a prima vista, magari del titolo precedente, che però spesso aveva cali. Invece, in questo caso abbiamo dei 30 fps veramente stabili. Quindi, tutto sommato, vi devo dire che la resa sotto questo punto di vista, comunque della velocità, eccetera, non è assolutamente male. I suoni, direi nella norma, anche se secondo me i suoni di contorno delle altre moto forse sono un po' troppo forti, un po' troppo esagerati. E adesso, mentre andiamo invece a correre, vi parlo dello stile di guida. Lo stile di guida è stato migliorato, le moto sono più pesanti e se vi ricordate, in MotoGP 17 spesso, sia che usavate Moto 3, ma anche Moto 2 o MotoGP, la moto sembrava quasi sempre imbizzarrita, nel senso che si guidava bene, però eravamo perennemente di traverso in entrata di curva, in uscita di curva, anche a volte in percorrenza. Invece in questo MotoGP 18 le moto sono più Un saluto a pesanti, tutti i telespettatori. sono più piantate in terra, e sia in entrata che uscita di curva hanno proprio più peso e anzi diventa fondamentale l'entrata in curva per ottenere una buona percorrenza e quindi una buona velocità e poi quindi un tempo sul giro migliore. Perché abbiamo le qualifiche? Vabbè, le saltiamo, le qualifiche le saltiamo. Evidentemente ci siamo. Ok, facciamo. No, aspetta, posso fare anche da qua. Gestione weekend, salta a gara. Si chiude Quindi, qui il turno di tornando a noi, vi qualifica per dicevo che appunto l'assegnazione lo dei stile di lapponi e i guida è risultati qui vedete migliorato. in questo. Anche le animazioni che già erano ben fatte e fluide, ma adesso lo sono ancora di più e ci sono anche delle animazioni, ad esempio, in uscita di curva, dove il pilota tenderà anche a volte a controbilanciare il movimento della moto e tutto questo è molto più verosimile, così come anche le impennate di accelerazione. Se ricordate sui vecchi MotoGP, ma anche sui ride, quando la moto impennava e ritoccava a terra, si aveva come un effetto rimbalzante, questa moto che continuava a rimbalzare sull'anteriore, soprattutto su ride, ecco, ride 2. Invece in questo caso si vede invece un galleggiamento, come vediamo nella realtà, quando spesso vediamo uscire i piloti dalle curve in leggera impennata con l'anteriore che magari galleggia e anzi spesso vediamo anche il manubrio storto, no? Rispetto, per farvi capire, rispetto al rettilineo. Quindi anche in questo caso c'è stato un miglioramento che non è affatto male, e ci voleva assolutamente. E fa in questo caso ben sperare anche in vista di Raid 3, che ci metterà quindi alla guida di mezzi anche diversi per le caratteristiche, per i pesi, per le potenze. E sicuramente il nuovo stile di guida, secondo me, si adatterà molto bene perché proprio si percepisce di più il peso della moto, soprattutto in fase di piega, si tende ad essere molto più precisi. Ti permette, se già prima bene o male riuscivamo a fare quello che volevamo, ma adesso ancor più si sente, riusciamo a mettere la moto dove vogliamo. Forse
si sente un pochino meno la sensazione di perdita di aderenza dell'anteriore. Cioè, sul vecchio MotoGP o su Ride 2 era leggermente più progressivo e si avvertiva forse meglio sul pad la perdita di aderenza. Invece in questo caso, quando si avverte, siamo già abbastanza al limite, quindi poi il passaggio da riuscire a fare la curva a andare in terra è abbastanza veloce, quindi ecco, in questo senso magari bisogna farci più l'abitudine, prendere un po' più domestichezza, però per il resto assolutamente lo stile di guida è veramente buono e divertente. L'unica cosa, ecco, l'unico punto un po' più negativo è dato da appunto questa grafica nuova che vedete è a volte un po' lenta a caricare le texture ed è un po' slavato, un po' sfocato, specie ecco nei menu avrei gradito vederli almeno quelli nitidi, invece anche i menu purtroppo hanno questa forma di blur che sinceramente non è proprio bellissima da vedere. Comunque adesso ci facciamo questa garetta, come vi ho già detto spero di non andare in terra troppe volte, ma nel caso abbiamo un rewind che funziona uguale come su tutti gli altri giochi Milestone. E magari adesso, ah, questo qua è un bug, direi. Io sto cambiando le marce, ma non mi sta cambiando la velocità. Ora sì, ok, vabbè. Questo è il bello della diretta. Quindi siamo un po' indietro, vabbè, proviamo a recuperare. Come al solito si può poi settare una volta in sella anche il controllo di trazione e l'impennamento. E adesso cerchiamo di... Tra l'altro vi ripeto, non ho mai provato le Moto 2, quindi in teoria dovrebbero essere una via di mezzo tra Moto 3 e MotoGP. Le MotoGP le ho provate, quindi qua si potrà staccare sicuramente un pochettino più tardi rispetto alla MotoGP, però ovviamente bisogna dosare un po' di più l'acceleratore rispetto a una Moto 3. Fate caso anche ai movimenti del pilota, che ho visto già che in quella curva lì fa l'animazione del, diciamo, del controbilanciare la moto in uscita dalla curva. Questo non è niente male, meno male che abbiamo preso un pilota, che, perché dipende anche dallo stile di guida adottato dal pilota. Ad esempio Pecco è uno di quelli con lo stile di guida proprio gomiti totalmente a terra, molto, che si sporge molto dalla moto, e specialmente con questo tipo di stile di guida si nota questo discorso del controbilanciamento, no? Da parte del corpo del pilota. Non so se li riusciamo a riprendere, direi forse di no, però vediamo. L'importante è magari non cadere, cercare di guidare pulito, che poi è la cosa che paga di più. Purtroppo adesso non potete vedere perché siamo distanti dal gruppone, però vi dico che, come già spesso succedeva, l'intelligenza artificiale tende a entrare nelle curve a una velocità fotonica, per poi magari piantarsi a centro curva e per assurdo magari essere molto lenta in rettilineo. Se voi provate a entrare in curva alla stessa velocità, o non fate la curva e andate lunghi, oppure andate ovviamente in terra. Quindi questo, anche questo è un po' eccolo qua che siamo andati giù. Vabbè, torniamo indietro così vediamo anche questa, il rewind, che ovviamente niente di più classico, però almeno abbiamo visto anche questa parte che ormai è diventata un po' fondamentale anche nei giochi di guida. E oddio qui, e quindi niente, vi dicevo che appunto purtroppo l'intelligenza artificiale segue abbastanza i binari e ha queste entrate in curva incredibile, come già succedeva anche in... Ah, ma adesso comincio anche a consumare le gomme, per quello che... cioè c'ho le gomme a metà, per quello che anche questo incide molto sulla guida, cosa che prima non succedeva. La moto poi tende subito a perdere aderenza, magari se mettevamo le gomme medie sicuramente era meglio. Vedete come... ecco, avete visto anche l'impennata, non è comunque ingestibile, non è un'impennata che poi comincia a rimbalzare ed è poco reale, di fondo, il concetto è quello. Madonna mia, guarda qua, non riusciamo a... tanto già ne abbiamo poca di gomma, così proprio la buttiamo via tutta, tanto... Ok, facciamo l'ultimo giro, appunto, purtroppo, come vi avevo già detto, il gameplay non è stato magari dei migliori, però almeno potete apprezzare meglio quelli che sono i suoni, quello che sono...
Ecco, i movimenti della moto, le cadute del pilota, ecco che se vogliamo in questo senso secondo me sono un pochino peggiorate, c'è diciamo l'effetto dell'omino, no? Il nostro omino che vaga, che cade, così forse è un po' più statico, prima aveva dei movimenti un pochino più naturali forse, invece adesso da quel lato lì è un pochino peggiorato, ma vabbè, insomma, l'importante è non cadere, quindi diciamo che ce ne possiamo fare una ragione in questo senso. Comunque è bello anche vedere effettivamente quanto le gomme vadano adesso anche a incidere effettivamente sull'handling della moto, perché prima non è che faceva chissà quale grossa differenza, invece adesso si nota insomma che la moto va peggio. Vedete bene in basso a sinistra che le gomme ce l'ho praticamente ormai quasi finite. Infatti è più difficile fermare la moto e è anche più difficile uscire dalle curve. Ovviamente l'intelligenza artificiale sembra non affetto da questo tipo di problemi, perché come vedete bene io continuo ad andare sempre un po' più lento, ando a fare più errori, invece loro vanno tranquillamente come, ecco appunto, ora non ho aperto tanto il gas, però è bastato quel poco. Vedete, guardate qua che bella che è stata l'impennata, è stata proprio bella controllata. Il galleggiamento dell'anteriore, così è stato, così è bello, è da vedere molto bello, cioè finalmente, cioè anche proprio i movimenti sono tutta un'altra cosa, molto più verosimili. Non so se apprezzerete il fatto, mamma mia, però, se apprezzerete il fatto della grafica, come vi dico, che è un po' appunto sfocata, io giocando lo noto molto, forse poi vedendo il video si noterà meno, però insomma, ovviamente io sto provando su un Xbox One standard. Quindi non so come potrebbe comportarsi il titolo girando su Il palco Xbox One tuo X. comincia a Credo popolarsi con i che sia protagonisti della leggermente gara, meglio da ma quello che ho prima un di po' letto collegarci su vediamo i magari grafici dei social dati di gente che ufficiali l'ha e la provato, gara però appunto non dove posso appena darvi finita. ecco un parere E veritiero perché sicuramente non ho non è il avuto modo di risultato che provarlo. si Questa sarebbe qua è un'altra aspettato novità, dalla il gara di fatto che hanno oggi, aggiunto anche ma un è po' queste sempre bene scene ricordare che gli a obiettivi di fine oggi sono gara, la base tra di una prova e tutto, i l'altra, successi inizio di gara, domani. quindi che fanno un po' più così, da contesto alla nostra gara, ma niente di speciale, insomma, anzi, è stata anche tolta dalla carriera, giusto questo vi dico in pillole, è stato anche tolto tutto quello che era la parte manageriale. C'è lo sviluppo della moto, bisogna portare a termine delle sfide per ottenere punti sviluppo per poi potenziare in determinate aree la nostra moto, però tutto quello che è invece la parte manageriale, per quanto fosse comunque un po' lenta e un po' macchinosa, era comunque una componente interessante e nuova in MotoGP 17 che però in questo caso non abbiamo più. Comunque, vi ho fatto vedere un brutto gameplay di quello che è MotoGP 18, però vi ho fatto vedere un po' quelli che sono i contenuti e vi invito a leggere quindi la recensione scritta sul sito gamesparadise.it e a seguirlo a prescindere per rimanere informati su news e quant'altro per il mondo Xbox One e Nintendo Switch. Ci vediamo in un prossimo video, un saluto da BT014 e ciao a tutti!